Chuck. Buonasera a tutti, aspetta. Ciao. Buonasera amici, ci troviamo a Vignole Borbera fuori dall'area 51, uno dei locali più esclusivi per la musica live. In effetti arrivano fin qui da Torino, Milano e anche Genova per trascorrere i loro sabati sera e ascoltare tanta tanta buona musica. È dal 2003 che l'area 51 riempie la propria sala di gente che viene a divertirsi. E la nostra domanda questa sera è: qual è la concezione dei giovani del divertimento? O meglio, cosa li spinge a venire fin qui? Andiamo a scoprirlo. Sono bravi, E allora siamo in backstage con la combricola del Blasco. Andiamo a sentire un po'. Hanno appena finito il concerto, sono belli sudati. Bene, vuoi salutare gli amici dell'area? Raga, avete allora spaccato stasera. Ragazzi, la combricola questa sera è stata veramente come la canzone. Era poco più di un pugno, ma colpiva molto duro. Alla grande, allora un saluto agli amici dell'area. All'area, veramente fantastico. Sempre unici. Grandi, grazie. Ciao. Siamo in esterna, area 51, c'è una zerda incredibile, non so come... Grande fratello. Non so come è questa. Uomini e donne, ragazzi. Bene, vi faccio due domande a bruciapelo. Allora, perché siete qui questa sera? Perché c'era il tributo a Vasco. Esatto, uguale e poi, tanto per andare in discoteca una volta ogni tanto. Oltre a festeggiare il compleanno con i miei amici, sono in cerca di figa. Vabbè, l'inaugurazione dell'Area 51 è l'inaugurazione, ci vuole. Se non venite all'inaugurazione non serve a niente. Musica, gente, tutto. Lei non vedeva l'ora di essere intervistata, appunto ce l'abbiamo qua. Come ti chiami? Irene. Bene, ci siamo scelti una location adatta, siamo nei cessi dell'area 51. Perfetto, ok. La prima domanda è: cosa vi ha spinto a venire qua all'inaugurazione di questo locale? L'alcol. Il tributo a Vasco. Il tributo a Vasco. No. Vasco. Ci sono anche i baristi all'area 51. Allora, siccome sei un po' tanto alta, fai finta di essere più bassa. Perché sei venuta qui questa sera? Per lavorare? Posso farti un'intervista? Non vuole. No, la figa mi ha detto, mi piace l'emancipazione, dì la verità. Le persone, lo stile della gente, la figa. No, stile, cioè, la figa. Qual è? 20 anni? 20 anni. Qual è la tua concezione di divertimento? Cos'è che ti piace? Allora, concezione di divertimento. Allora, se te lo devo dire per me è leggere, starmene in casa a giocare alla Wii e a vedermi le serie TV. Pazzo, l'unica vecchia l'ho presa io. Dimmi tutto. Allora, fate un limone in diretta. No. Voi siete fidanzati? La mia cugina, lui è un mio amico e loro non si conoscono. Insieme adesso perché non so. Ma facciamo così. Per l'area 51, limonate. No, assolutamente no. E cosa ne pensi del Fertility Day? Che cosa sta? Non... Del Fertility Day? Fertility Day, sai che era la settimana del Fertility Day, ok? Siete una coppia giovane, dico, cosa ne pensate del Fertility Day? No, guarda, non ci ho mai pensato, ti dico la verità. Ah, no. Il limone in diretta, incredibile, un bacio a stampo in diretta. Allora, cosa ne pensi? Sono contraria perché la fecondazione è per la fecondazione assistita, giusto? È contro la fecondazione assistita. Diciamo che se fossero altri tempi un figlio io lo farei. Scusa, ma perché è tutto attaccato, si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato? Cioè, mi si chiamano in carcere da questa situazione, comprendi? DJ, tu riesci a farli gridare? Proviamo. Vai, sentiamo, il DJ li fa gridare. 51 stavo parlando, se io figo.
La pista dell'area 51 è ancora gremita di gente alle 4 del mattino. E allora ci vediamo sabato prossimo per rivederti in video con la rubrica Domande imbarazzanti e il simpaticone Davide Fabbrocino. E se entri prima della mezzanotte, due consumazioni anziché una. E allora, buon disagio a tutti. È la persona seria? Più seria. Saluta gli amici dell'area. Ciao a tutti amici dell'area. Svela come limoni, cioè a mulinello o a pesce palla? Scoprire. È da scoprire. Quindi venite all'area per scoprirlo.